Buongiorno ragazzi e benvenuti in un altro video, in un nuovo video. Continuiamo questo streak di uploads, ci metto tutto me stesso come vi ho promesso. Siamo qui a Salerno, o in realtà più precisamente a Pestum, perché dovevamo prendere l'Airbnb a Salerno per stare più vicini possibili da Jans, che sono sicuro che alcuni di voi conoscono. È super forte su TikTok, molto bravo come coach e ha costruito una delle palestre più fighe secondo me in Italia, nonostante non sia una palestra commerciale bensì la sua home gym. È pazzesca, ve la faccio vedere in questo video. Dovevamo quindi stare a Salerno e noi Danny ha toppato e siamo a Pestum, che è tipo 30-35 minuti da Salerno. Siamo arrivati ieri non era il massimo. Faceva un clima troppo caldo, c'erano un sacco di insetti e quindi mi aveva un attimino destabilizzato. Ma stamattina mi sono svegliato e onestamente è stupendo. Siamo tipo in mezzo alla natura, in mezzo a un agriturismo, qualcosa del genere. Ci sono serre dappertutto, un sacco di piante. Guardate qua, questo si vede, tipo tutto là dietro, tutte piante, campi, serre. E noi invece siamo qua. Sono due stanze, quindi c'è stato Sammy che ha dormito in salotto, quindi non voglio disturbarlo, probabilmente sta ancora lì. E ho dormito benissimo, e non dormivo così bene da veramente un sacco di tempo. E dormire, raga, è fondamentale, sono sicuro che lo sapete, non solo per essere sharp mentalmente e lavorare bene, ma anche per la palestra. Per la palestra servono tre cose: well rested, quindi dormire bene, well fed, quindi mangiare bene, e well hydrated, quindi bere sufficiente acqua. Se su questo ci aggiungete colpire un minimo di proteine giornaliero, più proteine mangiamo e più alta sarà la sintesi proteica per la costruzione muscolare. Finito questo rant, siamo qua a Salerno, mi sono appena svegliato, mi metto a fare un po' di lavoro e poi probabilmente fra 2-3 ore we will head to Jans e non vedo l'ora di farvi vedere esattamente la palestra e di provare tutti i macchinari fighissimi insieme. Spero che vi piaccia questo video, se è così lasciateci un like, let's go! Siamo appena arrivati fuori la palestra enorme di Jans, che è proprio lì dentro questo hangar compound, sorta di warehouse americana, è veramente una bomba. Loro stanno dentro, Jans e Danny, che stanno filmando il video. E prima che abbiamo fatto, ho lavorato un bel po' oggi, raga, una giornata veramente tosta e diciamo che tanti casini tra warehouse, spedizioni e gestione di logistica e organizzazione, veramente tantissima roba behind the scenes, e però siamo qua, no excuses. Oggi credo che entro dentro e mi alleno da solo. Comunque voglio ringraziare Jans per l'ospitalità, ci ha accolto a me, Danny e Sammy veramente benissimo. Siamo andati prima di questo a un posto che si chiama Il Tempio, che appunto fanno mozzarella di bufala, era a Pestum, buonissimo, ho mangiato bresaola, rucola, un po' di mozzarella di bufala, tipo due bruschette col pomodoro, quindi almeno il cibo sono cibato. Mi faccio il pump e mi alleno. Intanto guardate che figata e che vista romantica, il sole che scende da là, io che sto in ciabatte e due macchinozzi neri cattivissimi piazzati qua davanti. E da fuori non si direbbe mai che aprendo questa porta si entra in un parco giochi per palestrati assurdo. Vi faccio vedere nel tour, let's go. Allora raga, vediamo un po' se riuscite a sentirmi e a vedermi. La prima volta che filmo in questa maniera, quindi fatemi sapere voi. Siamo appena arrivati. Jans purtroppo non c'è perché si è fatto un tatuaggio ieri, quindi forse riusciamo a fare una clip con lui più tardi, anche perché tornerà per fare il podcast con Dan. Però ci ha lasciato la palestra, guardate che bomba, tipo due piani, lui ha letteralmente costruito il ripiano là sopra dove ci sono altre macchine, un po' di cardio. Tutta la zona di sotto è piena di macchinari scelti uno a uno da Jans, e c'è un sacco veramente di macchinari plate loaded che sono i miei preferiti, quindi sicuramente oggi li useremo. Intanto io mi faccio il rituale pre-workout, ho una mezza Monster che mi serve, buonissima, freschissima, un po' di caffeina oggi serve perché è stata appunto una giornata fucking intensa. Sono andato poi alla Conad, mi sono preso della frutta tagliata, ci sono kiwi, melone, qualche mirtillo, mi sa che me ne faccio metà. Questo quant'è?
peso netto 380 grammi, probabilmente ne faccio metà così sono quasi 200 grammi di frutta e tanto mi alleno fra 15 minuti, quindi questa la dovrei digerire rapidamente. Se la frutta la digerite facilmente è un'ottima fonte di carboidrati, io tendenzialmente provo sempre ogni giorno a mangiare tanta frutta, molta più frutta rispetto alla verdura, io la digerisco bene, quindi almeno metà di questa pre-workout, monsterina per un po' di caffeina e poi mi faccio invece il pump product, mischio insieme due pump e si vede che siamo proprio nella palestra di Chance perché anche lui c'ha letteralmente il tavolo dell'integrazione qua dietro che è fichissimo e io e Dan ci siamo portati il nostro e magari più in avanti vi spoilerò un pochino what is in the works. Se volete i mega spoileroni andate da Danny che lui ne ha già parlato. Pump è praticamente un prodotto con citrullina che prendo pre-workout e quelli fatti bene hanno anche una forma più completa che include un po' di glicerolo che aiuta molto a hyperhydrate e aiuta praticamente la cellula muscolare a prendere più acqua e quindi a gonfiarsi meglio. Ci sono altri ingredienti ottimi tipo la betaina, eccetera, eccetera. Poi ve ne parlerò meglio sicuramente. Faccio uno, due scoop di questi. Sto mischiando praticamente lo stesso prodotto ma di due brand diversi perché uno ha azzeccato il gusto, questo qua che è buono, questo invece fa proprio schifo e uno, questo qua che è buono di gusto, fa schifo la formulation e è buono il gusto mentre l'altro la formula è abbastanza buona e il gusto invece non è per niente azzeccato. Quindi mischiando insieme riusciamo a crearci un prodotto pump decente che ovviamente non è la cosa ideale, infatti aspettatevi notizie molto molto presto. Più o meno ci ho messo 250-300 ml di acqua, così che non è un bibitozzo troppo, perché non mi piace sinceramente quando è un sacco di acqua. Se è tipo 500-600, poi ci metto troppo a berlo per il workout e mi sta tutto in circolo nello stomaco, non è proprio il massimo. Così invece 300 ml più o meno e qua dentro dovremmo avere il nostro pump. E sì, più o meno fra 10-15 minuti ci alleniamo, quindi intanto me lo sippo un po'. Dai, mischiando i due pump insieme non è male, bro. Però mai, mai come, ma niente a che vedere con quello che arriverà. By the way, regà, la frutta è super nutriente e filling, quindi se qualcuno vi dice che non potete mangiare la frutta, attenzione, perché o c'è un problema vostro che non lo digerite bene, non la tollerate bene, avete un'intolleranza, oppure la frutta in dosi, diciamo, non super mega eccessive, ma fino a 4-5 frutta al giorno, secondo me, è il nettare della natura. Kiwi, melone. Veramente una bomba, mi fa sentire tipo fresco e leggero, veramente una fonte di carbo perfetta. Ah, mi sono pure appena accorto che ci sta un mega Arnold là, così che ti guarda con una bella posa, assurdo, assurdo proprio. E mentre di qua, Gian ci ha messo Sibam, e anche Sibam è bello, bello cattivo, è bello cazzuto. Queste cose in realtà non dovremmo berle, non sono veramente il massimo, però. È la caffeina che aiuta soprattutto dopo una giornata intensa. So che chi lavora tra di voi, chi studia, mamma mia, quando stavo all'università, ragazzi, avevo gli esami, mi ricordo che mi poppavo aperto le Monster, tipo me ne bevevo un paio per fare le nottate, per finire i progetti di ingegneria oppure sì, pre-esame. Quando ho fatto l'ultimo esame all'università, letteralmente per prendere il mio master, ho poppato due o tre Monster in una sera, ho preparato tutto l'esame di notte e ho dato l'esame il giorno dopo, è andato bene, ma non fatelo, non copiatemi. Però se serve, ecco, la necessità, se avete bisogno di quel boost in più, caffeina, che sia caffè o Monster, Monster è più fresca, mi piace di più, tipo un succo. Zero, ovviamente, queste sono tutte quelle zero. Ci sono quasi, Dan, eh? Arrivo. Let's get to work. Allora, ragazzi, si chiama il programma di Danny oggi. Iniziamo con una bella chest press e facciamo due set di riscaldamento slash avvicinamento e poi facciamo il top Due set. allenanti. Due allenanti, perfetto. Bella, ragazzi. Sì. Com'è ci viene questa? E le due serie di riscaldamento e avvicinamento sono quelle. Non vogliamo affaticarci per la serie principale, vogliamo solamente riscaldare, mandare sangue nel muscolo, iniziare a sentire il movimento, il pattern della macchina, trovare l'assetto giusto. Se serve alzate, abbassate il sellino, trovate proprio, impostate la macchina in maniera che segua e traccia il profilo di resistenza della macchina, sia lo stesso, diciamo, profilo e movimento biomeccanico, in questo caso il pettorale. Nelle serie di avvicinamento solitamente fai 4, 5, 6 rep, anche 10 col carico più basso, ma niente di vicino al cedimento. Vediamo ancora una.
Ok, let's go. Abbiamo secondo top set che mantengo lo stesso carico e generalmente traccerei la progressione sulla mia prima serie, quindi traccerei rep e carico che faccio sulla prima serie, soprattutto se state seguendo un programma di allenamento ben delineato. Poi noi ci stiamo muovendo tanto, stiamo girando tante palestre, quindi cambiano le macchine, cambiano i carichi, ci dobbiamo riabituare, ci abbiamo un pochino di, come dire, siamo un po' fuori appunto per tutto il traveling, ma se voi seguite un programma ben definito è chiaro, andate in palestra, tracciate le rep e il carico che fate sulla prima serie, così che ogni volta provate a battervi. Quella è la forma di sovraccarico progressivo, che alla fine è quello che porta e comporta una crescita muscolare in un natural, o almeno è uno dei meccanismi di ipertrofia muscolare, perché ci sono tre meccanismi principali di ipertrofia muscolare: la tensione meccanica di sovraccarico, che praticamente sarebbe la tensione che il carico che riponete sui muscoli; il numero due, lo stress metabolico, che non è altro che praticamente il pump. Quindi mandiamo nutrienti, agenti metabolici, ipossia, ossigeno, sangue al muscolo, da lì ci viene il pump, e quello anche direttamente o indirettamente può contribuire alla crescita muscolare. E il numero tre è il muscle damage, o il danno muscolare, anche se ci sono un po' dei pareri discordanti su di questo. Il danno muscolare sarebbe se, ad esempio, facciamo delle eccentriche, quindi le fasi del muscolo o della ripetizione dove il muscolo si sta allungando, se le facciamo forzate, quindi contro un'altra resistenza, o se le facciamo veramente lente, 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 andiamo a provocare, a causare danno muscolare, che sarebbero delle micro tears nella fibra muscolare. Però da lì ci sono pareri discordanti, quindi gran parte del mio allenamento mi focalizzo con la prima serie sulla tensione meccanica e sul provare a sovraccaricare da lì, che è il primo meccanismo, e il secondo, che è la tensione, scusami, lo stress metabolico, che è appunto il pump. Quindi provo comunque, voglio essere sicuro di avere un pump ogni seduta, non solo perché, diciamoci la verità, esteticamente è una bomba, e alla fine penso che molti di noi ci alleniamo anche per quello. Quando ci viene un pump è tipo un antistress della Madonna, ma anche proprio appunto per, non solo estetico, ma anche per la crescita muscolare. Sono uno top set e poi drop set e finiamo. Ho abbassato il carico in questo caso del 50%, ma comunque dopo tutta la distruzione della prima serie il muscolo fa veramente fatica a contrarre. Ma combattete, accettate la rep lento, però spremete quelle fibre muscolari. E tua, bello, bello, particolare. Ah, due set così e stai una Sì, ci bomba. proviamo per bene. Meglio due set fatti bene ad alta intensità che farne 4, 5, 6, 7 Assolutamente. con 4, 5 rep in reserve. Ah, almeno secondo me. Oggi e ieri sono state giornate super stressanti per me, e so che alcuni di voi hanno la stessa roba, che è lo studio, il lavoro, quello che ha. Per me l'allenamento ormai è quasi diventato quello, un momento di antistress e di relax. Infatti, se dieta e allenamento diventa una causa di stress, secondo me a lungo andare non è sostenibile, c'è qualcosa di sbagliato. Per prima cosa dovrebbe essere una fonte di divertimento dove andiamo in palestra per provare a migliorarci sempre e comunque. E a me serve veramente più per l'aspetto mentale che l'aspetto fisico. 3 giorni dalla gara è assurdo, bro. Raga, se vi sta piacendo questo stile diverso dei video, mi raccomando fatemi sapere. Se non vi sta piacendo, ditemi cosa volete che cambio qua nei commenti, e apprezzo un sacco, lo sapete. Grazie mille. Next up, questo compound row Nautilus, lo facciamo una sorta di low row. Qua praticamente potete targetizzare un sacco di diverse, diciamo, zone, quindi più upper back, quindi trapezio, romboide, eccetera, eccetera, o più gran dorsale. Dipende tutto da quanto vicino al corpo tenete i gomiti, quindi più vicini, e se più
più in basso tirate, verso tipo l'anca in basso, e più gran dorsale. Più invece state larghi e andate più indietro così, e spremete proprio, e più fate upper back, quindi vediamo un po'. Stessa cosa con la schiena, si può stare più in avanti, così, e veramente avere uno stretch assurdo per il gran dorsale, oppure un po' più dritti indietro e andare proprio per andare su tutta la schiena. Io sto leggermente in avanti. E veramente si tratta tutto di preferenza, di priorità, se volete colpire gran dorsale o tutta l'upper back. Provate a ricercare sempre il massimo allungamento, mantenendo sempre attenzione sul muscolo e poi una bella contrazione forte. Sulle ultime rep, la respirazione, raga, che spesso andate in apnea e mancanza di ossigeno, e cedimento respiratorio, non muscolare. Sensazione stupenda. Ragazzi, è arrivato il capo lì, gentilissimo Jans, grazie mille. Avevo visto una storia ieri che ho visto il tuo profilo, su che la gente vede solo la punta dell'iceberg. E mi dici, una palestra così è la punta dell'iceberg? Sì, ci sono voluti comunque 14-15 anni, quindi non è una cosa da un giorno all'altro. Il successo degli altri è visto sempre come qualcosa di casuale, mai per merito. Sì. E lo sai, ti devi sempre impegnare, scassare, nessuno ti regalerà mai niente. Spesso sovrastimiamo quanto possiamo fare magari in un anno, ma sottostimiamo che il lavoro in 5 o 10 anni, ti alla fine ci hai messo tantissimo tempo. E uno non pensa a tutto il lavoro che c'è dietro. Però l'importante è che ce la stiamo facendo. Ammazza. Tutti noi, piano piano. Hai costruito veramente la palestra sogno mia, e ma in generale di tutti, quindi. E grazie per l'ospitalità, che avete visto che palestra della Madonna. Grazie a te, Jans. Avete visto che ci ho messo 3-4 secondi a trovare il giusto setup? Mi raccomando, per tutti gli esercizi, proprio l'inclinazione del busto, quanto vicini o lontani siete dalla macchina, il sellino se siete seduti, l'attachment qua, che io preferisco questa sbarra Z rispetto a una corda, che la corda ad esempio personalmente mi crea un po' di instabilità nella spalla, preferisco una sbarra dritta o Z o simile. Non mollate quando diventa difficile. Workout finito, guardate Danny. Io vi giuro che stavamo appena dicendo, un pochettino in pompino, io stavo dicendo, se non conoscessi e non vivessi con Danny, questa cosa non è nati. È nato dall'Italia. No, è ridicolo, condizione veramente assurda, ma tra buona genetica e veramente tanto lavoro dietro. Danny, io sono molto... La genetica, se non ti fa il culo... Io sono molto più flessibile, più lifestyle come approccio, ma Danny... Non l'ho visto saltare un passo, saltare i passi, niente, sale contato, bilanciato, pesato. Anzi, potevo far di più, lo facevo. Veramente ha messo tutto, infatti andrà a vincere, sicuramente. Ce la prendiamo. Andiamo a prenderlo. Andiamo a conquistare Roma. Questo allenamento è andato, finisce qua. E niente, fateci sapere se vi è piaciuto questo video. Dan, tu devi dire qualcos'altro. Gli è piaciuto primo, sicuro, devono mettere like, devono iscriversi, perché il Big Gigi sta facendo il comeback. È vero, Danny sta pushando a fare il comeback. Mi sento un po' vecchio, soprattutto in termini di creazione di contenuti. Ma sta zitto, che guardi come c'hai, sei 40 anni, ce n'hai 26, c'hai 3 anni più di me, c'hai. C'hai ragione, in realtà 27, quindi, 4, questo 5. Sia ufficialmente il comeback di Gigi. Dai, non dai. Voglio sentire scuse. Let's fucking do it. Olè. So, raga, workout finished. Danny e Gian stanno dentro e stanno facendo un podcast. Molto interessante l'idea del podcast. Alla fine mi ricordo quando io facevo il Kaizen Podcast e mi scrivete ogni tanto ancora dicendoci quando esce un altro episodio del Kaizen Podcast. Well, the truth is, raga, che Danny dice che sono vecchio, ma non è il fatto di essere vecchio, è il fatto che ci sono delle priorità. And like, you know, io mi sento che ho fatto la fase da influencer, adesso sto facendo la fase da persona un po' più adulta e un po' più matura, non che chi va in palestra e si allena e si spacca eccetera eccetera non sia matura, ma dal punto di vista del tempo, no? Per 5-6 anni ho fatto content e ho fatto tra virgolette l'influencer, mi avete visto andare da studente a creare il mio lavoro, a fare l'influencer, uno dei primi influencer in Italia dal punto di vista scientifico eccetera eccetera, è andato avanti per 5-6 anni, è passato di tempo, of course che ne è passato, e io sono maturato in tutto questo e ho avuto un momento l'anno scorso in cui negli ultimi 2 anni in realtà, probabilmente scaturito dal Covid, che
c'era qualcosa che non cliccava per me, c'era qualcosa che non andava più, mi ero stufato, stancato, non mi dava più lo stesso stimolo fare content, e con quello dall'altra parte è cresciuto tutto quello, le mie altre priorità e lo stress lavorativo nelle altre cose che dovevo fare. E quindi sì, sono adesso a questo punto dove se accendo la telecamera non riesco ad essere energetico, a dire dai regà venite qua, venite là. Sono rivisto alcuni dei miei video informativi ed ero pieno di energia, ero questo ragazzino pieno di energia con la voglia di fare. Adesso sono un po' più grande, con meno energia, la stessa voglia di fare, la stessa ambizione, ma sono cambiato. Anche il fatto di allenarsi, l'allenamento, la dieta mi interessa, ma mi interessa come contorno a una vita, a un lifestyle che include il fitness, che include appunto che mi spingo in tutte le altre aree della mia vita, non ruota tutto esclusivamente intorno all'allenamento e alla dieta. Per carità, ci sono momenti della vita e alcune persone che vanno verso quello, un po' come sta facendo adesso Danny, ma per me il fitness è una cosa diversa, per me il fitness non è arrivare e puntare solamente a una condizione più estrema. Poi so al 100% Danny il motivo per cui lo fa, si sta testando, per lui era un challenge e ci sta tantissimo mettersi una cosa del genere come obiettivo per anche auto farsi vedere che ci riesci ad ottenere quello che vuoi ottenere. Però io in questo momento lo vivo molto più come uno stile di vita e molto, appunto, ho così tanto stress nelle altre aree della mia vita che tipo seppure con l'allenamento e la dieta è un ulteriore stress, non ce la faccio, non ce la faccio proprio. E numero due, ci sono già tantissimi contenuti poco veri e poco reali e tutti bla 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 sui social. Io vi prometto una cosa, quando aprirò questa telecamera sarà per parlare così e voi parlerete con il vero G, che sono io veramente, quindi sarò un po' più toned down, un po' meno energetico, ma 100% fucking ciuffo, quello ve lo prometto. Comunque aspetto loro che finiscono il podcast e yeah, penso che da Jones abbiamo fatto.